Block. E per quanto riguarda i boot sector, notizia tecnica smaliziata, NTFS alloca 16 settori per il boot sector. Di questi non ne viene utilizzato nemmeno uno, o comunque ne viene utilizzato mezzo sostanzialmente. Quindi, sempre lavorando con un editor esadecimale, è possibile utilizzare questi 16 settori per nascondere anche una password, perché no? È comunque un metodo benevolo per tenere segreti determinate cose. Su Mac OS X vale praticamente lo stesso ragionamento fatto con Windows, quindi abbiamo praticamente questo bellissimo editor esadecimale, WXX Editor, che mi dà l'opportunità di lavorare a basso livello. Un'altra delle particolarità è che su Mac OS X, che poi tra l'altro quella non è una X, ma è un 10 numero romano in tutto questo, la particolarità è che l'alberatura del suo file system è comunque scrivibile, quindi sostanzialmente io posso inserire file e metterli nascosti in maniera così, come se non ci fosse un domani, e un buon analista potrebbe accorgersi dell'occultamento di dati se e solo se si va a controllare le dimensioni di quella particolare cartella, di quella particolare alberatura, perché può vedere se da un giorno all'altro c'è una variazione di qualche mega, dice qualche dato sarà stato nascosto qua dentro. Quindi per forza di cose l'occultamento di dati su Mac OS X viene realizzato. Passiamo ovviamente al personaggio della giornata, cioè GNU Linux, dove l'unico limite è davvero la fantasia. E questo dovrebbe spaventarvi sostanzialmente. L'unico limite è la fantasia perché sostanzialmente non ci ritroviamo in Windows o Mac OS X, dove quindi praticamente siamo limitati nell'azione a basso livello, ma qua comunque siamo molto avvantaggiati nell'agire a basso livello, proprio a livello di alberature, di settori del disco e cose del genere. Lavorando ovviamente sulla directory dev e utilizzando diversi tool, tra cui DD o anche i loop device, si possono fare delle cose davvero interessanti. Ne ho segnati tre, ma sono i primi tre che mi sono venuti in mente, perché qua si parla dell'ordine di centinaia di tecniche sostanzialmente. Una premessa prima di parlare di queste tre tecniche di occultamento di dati. Una cosa alla quale ci tengo particolarmente, guardate la potenzialità del software libero. DD è un software del 1966 ed esiste ancora. Questo dovrebbe spaventarvi. E funziona ancora. È di una potenza non indifferente. È un porting del vecchio Job Control Language, perché ovviamente nel 66 si ragionava GCL. I loop device invece non sono altro che dei file. Prendete sempre per buona questa mia spiegazione perché a me piace essere comunque generalista, voglio arrivare a più persone nel più breve tempo possibile. Il loop device non è altro che un file che viene visto come un dispositivo di massa. Quindi in pratica io indicizzo un file come loop device, questo file viene costantemente montato, è come se fosse praticamente un'unità, un disco. Parlavamo di queste tecniche di data hiding che mi sono venute in mente nella stesura delle slide. File system dentro un file system. È una matrioska praticamente. L'utilizzo della traccia 0, perché così come NTFS non alloca i primi 16 settori, così anche i file system sotto Linux hanno questa particolarità di non utilizzare la traccia 0 e che quindi danno la possibilità all'utente smaliziato di poterne usufruire in qualunque modo, e poi l'utilizzo dei sistemi RAID. Devo spiegare i RAID? Ok, li spiego. Redundant Array of Inexpensive o Independent, ci sono due scuole di pensiero, DISC. In pratica si tratta di implementazioni che possono avvenire sia in hardware che in software e danno comunque l'opportunità di avere una o più copie di un disco nel caso di rottura di un altro. Esistono diversi livelli di RAID, nell'esempio che vi propongo poi analizzeremo il RAID di livello 5. Parliamo della matrioska, il file system dentro il file system. Qua sono stato molto tecnico, dovete perdonarmi, quindi più che altro sarà adesso una sequela di comandi. Prendiamo una porzione del nostro disco, una porzione grande 2 giga, ok? Decido di creare un file system all'interno di essa. Mettiamo il caso che il nostro disco è un XT3. Prendo una partizione da 2 giga, la formatto in XT2. Quando non mi seguite, fermatemi. Controlliamo il cilindro del file di partizione, perché esiste un file di partizione che ne indicizza le proprietà e viene allocato in un particolare cilindro. Da quel cilindro in poi crea un'altra partizione da 2 giga e mezzo, o comunque che sia maggiore o uguale di 2 giga sostanzialmente. Si crea quindi un file delle stesse dimensioni, di 2 giga e mezzo, e si fa sempre col mitologico DD dal 1966 con furore, e si fa praticamente tramite questo comando. Le opzioni BS
account sono opzioni che ho messo io, sostanzialmente si possono anche evitare, cioè io in questo caso ho voluto creare 524.288 blocchi da 1024 byte, si può anche evitare perché DD riconosce automaticamente quella che è la soluzione migliore da utilizzare nel caso di, appunto, di copia del file o meno. Viene creato il loop device tramite il programma lo setup, si crea un file system all'interno del file, decido di crearlo in XT3, mkf.xt3, ci siete? Datemi un cenno di adesione, perché poi non so nemmeno fino a che punto si vede. Vabbè, fino a quel punto si dovrebbe vedere. E poi praticamente si copia tramite DD il file che noi abbiamo, che volevamo comunque nascondere, e lo copiamo sempre tramite DD. Quindi prendiamo quel file che noi volevamo nascondere e lo andiamo a mettere all'interno della partizione dummy, chiamiamola così, mi verrebbe pezzotta da dire, ma sostanzialmente siamo lì. E la particolarità di questa partizione, che noi, di questa matriosca che noi abbiamo creato, è che praticamente non sarà normalmente visibile, perché in pratica non c'è lettura del cilindro. Cioè, quando ho parlato di file che identifica il cilindro di partizione, intendevo appunto quel file che viene riconosciuto, in quel caso, come traccia zero. Vi spiego. Okay? Cilindro, file di partizione. Quando io praticamente ci vado a scrivere un hard disk, una traccia disco da quel cilindro in poi, quando vado a montare quel device, quel cilindro viene visto come traccia zero. Quindi in pratica non viene valutato. È come se non venisse per nulla montato. Se io ho un hard disk da 10 giga, tanto per dire una cosa, improvvisamente il mio hard disk sarà da 7 giga e mezzo. Perché non sarà totalmente visto. E in questo caso abbiamo nascosto in maniera molto fine, sostanzialmente, un bel po' di dati. La particolarità, tra l'altro, è che praticamente il loop device a sua volta può essere anche crittografato tramite degli encrypted file system come CryptoFS o DenkFS che utilizzano il file system in user space. Sono tecniche molto raffinate, questo è vero, però comunque, sebbene il progetto Fuse sia un progetto comunque datato, a titolo personale lo sconsiglio, se qualcuno ci vuole provare, insomma, dateci dentro, poi mi fate sapere un pochino i risultati come sono. L'ultimo lo dico, non si vede? Un po' di problematiche nella lettura dell'ultimo disco. L'utilizzo della traccia zero, anche qua, giusto per non essere ripetitivi, sostanzialmente la traccia zero non la vede nessuno, cioè il punto è quello. Solo che invece di fare tutti i casini vari ed eventuali citati prima con gli editor esadecimali e tutto l'olio di gomito che giustamente un povero Cristo deve fare per utilizzare la traccia zero con Windows e con Mac, qua la cosa è più facile perché DD comunque ci viene incontro. Creiamo un loop device di tipo dev slash zero, lo andiamo a copiare, qua in questo caso ho creato dei settori più piccoli, 62 blocchi da 512 byte, ho montato un loop device e poi praticamente che cosa ho fatto? Ho copiato l'immagine che ho creato tramite DD all'interno della traccia zero, decidendo tra l'altro, guardate l'ultima opzione che è quella fondamentale tra tutta questa folla di comandi che vi sto proiettando, è lo skip uguale 1. A che serve quello skip uguale 1? Salta appunto la prima traccia, che è la traccia zero. Quindi quella traccia praticamente diventa scrivibile e comunque è occultata ed è comunque nascosta. Anche in questo caso il file comunque si può crittografare tramite le tecniche comunque spiegate precedentemente. L'utilizzo di un sistema RAID è quello un pochino più, vabbè, è quello anche più socialmente interessante, perché in pratica si crea un RAID 5 su tre penne USB e dopo praticamente si danno le tre penne USB a tre persone diverse. Dopodiché per montare il disco c'è bisogno della presenza di almeno due persone. E l'altra può essere anche distrutta. La particolarità di un RAID 5 è che funziona a dischi del tipo C-N-1, quindi praticamente che cosa succede? Succede che se io ho tre dischi, il funzionamento di un RAID 5 deve avvenire per forza a due. Ok? L'altra può essere anche distrutta. D'altronde la particolarità del RAID 5 è quella appunto di avere uno stripe obliquo, quindi quando vado a leggere un disco, magari se il primo disco è occupato per ragione il secondo, eccetera, eccetera. Anche in questo caso ovviamente il contenuto del file da steganografare può essere crittografato. Vedete come in tutti i casi crittografia e steganografia vanno praticamente a braccetto, perché sono l'una il potenziamento dell'altro e questa è una cosa comunque da non sottovalutare, soprattutto quando si possono combinare le tecniche in maniera così diretta. Poi ogni tanto mi ricordo che siamo a Linux Day e ho pensato, caspita, fammi consigliare delle distribuzioni GNU Linux che sono adatte alla privacy. Mi sono venute in mente queste quattro:
La mia preferita, per ovvi motivi che molti in sala conoscono, è Tails, perché è basata su Debian.